La vendemmia 2022 a Cantina Scolopasso è una vendemmia sicuramente molto difficile, molto impegnativa, però abbiamo terminato la vendemmia del Pino Nero per le basi spumanti e le prospettive sono molto buone. Adesso siamo a metà della vendemmia dell'uva bianca, in particolare del Riesling, abbiamo ancora qualche giorno. Sicuramente la siccità e qualche piccola grandinata hanno comportato un calo della produzione piuttosto importante, però l'uva è molto sana e quindi si prospetta di un vino di ottima qualità. Adesso dovremo iniziare nel corso della prossima settimana la vendemmia delle uve rosse e secondo noi le piogge che ci sono state tra fine luglio e metà di agosto hanno contribuito ad avere una produzione maggiore e di qualità. Quindi adesso siamo a metà, abbiamo ancora tanto lavoro davanti, però le prospettive sono molto buone. Concludo con un augurio a tutti i colleghi di buon lavoro e di avere una buona annata e vi aspettiamo tutti in Oltrepò per vedere queste magnifiche colline per assaggiare in futuro i nuovi prodotti.